passaggio generazionale è un momento estremamente critico, che può essere un momento di grande opportunità, ma un momento anche estremamente difficile per l'imprenditore. Perché è il momento in cui l'imprenditore deve accettare e capire che deve spersonalizzare l'azienda. E questo è molto, molto difficile. L'imprenditore è sicuramente il grande trascinatore della crescita dell'azienda, ma arriva ad un certo punto che da solo non ce la può fare. E quindi è quello il momento, anzi prima, che deve organizzarsi in maniera tale da poter essere assolutamente pronto a gestire la crescita. E questo lo può fare con un'organizzazione dove c'è un gruppo manageriale che possa aiutarlo in questa fase. L'imprenditore deve diventare da manager, deve ritornare al suo ruolo di imprenditore e lasciare spazio e essere una guida e affiancare il management per gestire questa crescita. È sicuramente difficile indicare una ricetta per un passaggio generazionale corretto in un momento così complesso come quello di oggi. Sarebbe un po' come avere una ricetta del matrimonio perfetto, non si può. Sicuramente si possono raccontare delle esperienze personali e ciascuno poi può trarre degli insegnamenti sull'applicabilità alla propria realtà. Io rappresento Vivigas Empower, una società che nasce nel 2003 e che è un esempio di un passaggio generazionale che ha funzionato, e ha funzionato direi su due principi cardine che mi sono stati trasferiti da mio padre. Il primo è quello di far crescere molto l'azienda, il merito innanzitutto, perché bisogna se stessi mettersi alla prova, mettersi in discussione, avere dei collaboratori all'altezza. Trasparenza, perché senza trasparenza è molto complicato crescere. L'altro aspetto importante è magari essere capaci di fare un passo indietro, e questo è molto complicato per i fondatori, per chi ha fatto una propria azienda, a un certo punto capire che l'azienda deve andare a prescindere dalla propria persona. Credo che tutti gli imprenditori italiani per vocazione siano degli ottimi mercanti internazionali, lo dico con assoluta facilità. Sono persone per bene che sviluppano la loro attività con passione, trovano nel mondo un mercato molto più grande. Ci sono delle barriere, sicuramente la barriera culturale, c'è la barriera legale tributaria, che va considerata. Il mondo oggi è un mondo trasparente e deve essere fatto tutto per bene, e credo che attraverso professionisti, manager, esempi di altri imprenditori ci sia molto da imparare. Il mio consiglio per i piccoli e medi imprenditori è di cominciare con una piccola cosa, ad esempio con Londra o con una grande città che comunque ha già una serie di problemi da affrontare per l'imprenditore, che poi possano tranquillamente diventare un modello per il loro business che può essere replicato su più larga scala in tutto il mondo. La figura del manager è ovviamente fondamentale. Il manager va scelto intanto in una sorta di coordinamento con il carattere dell'imprenditore. Cioè l'imprenditore, la famiglia imprenditoriale ha dei valori, ha un modo di fare azienda, ha un modo di trattare con le persone, ha un modo di rapportarsi all'attività aziendale, al rischio e a quant'altro. Il manager deve essere in sintonia con l'imprenditore. Questa sintonia fa sì che i manager e l'imprenditore abbiano gli stessi stimoli, la stessa passione di fare le cose, abbiano la stessa voglia e gli obiettivi comuni. In questo senso il manager si sente appoggiato dall'imprenditore in quello che fa, lui ha mano libera all'interno di un delineato, diciamo, ambito di sue deleghe, lui ha mano libera di poter fare, sa di poter fare, sa di avere il rispetto e la stima dell'imprenditore, e l'imprenditore ha un manager di cui si fida, del quale logicamente controlla l'operato in funzione dei numeri che ha comunque in mano, e questa capacità di avere visioni comuni e la stessa passione fa sì che si possa sfruttare la professionalità e la razionalità del manager e l'intuito e alle volte anche la pazzia un po' dell'imprenditore.
base dello sviluppo dell'azienda ci deve essere il desiderio, l'ambizione dell'imprenditore a sviluppare l'azienda. Quindi l'approccio che io normalmente utilizzo quando entro in azienda è chiarire con l'imprenditore qual è il suo sogno, il suo desiderio di sviluppo dell'azienda. Da questo punto di partenza cominciamo a costruire la strategia per poterlo raggiungere, per poter ottenere questi risultati. Il manager deve essere complementare a quello che sono i punti di debolezza dell'imprenditore. L'azienda è come un vaso, ci sono due grossi sassi, uno è l'amministratore delegato e uno è l'imprenditore. Ci sta solo un sasso intero dentro al vaso e questo qui di solito è l'imprenditore, perché l'ha fatta lui e sua. Se il manager vuole entrare e collaborare deve rompersi e andare a colmare i vuoti che lascia l'imprenditore. La trasparenza è proprio uno, diciamo, degli aspetti chiave per la generazione di valore e per i passaggi generazionali di successo. Quindi questo tema, come società di revisione, come Deloitte, ci sta molto a cuore, l'aspetto della trasparenza, in questo caso la trasparenza finanziaria, quindi supportare le aziende nel fornire un'informazione finanziaria attendibile, quindi dei bilanci trasparenti e certificati, quindi con l'attività di revisione che vuole essere anche una forma, se vogliamo, di tutela per l'interesse pubblico, al fine di garantire un'informazione finanziaria attendibile. Noi, avendo un trascorso, siamo la stessa generazione e quindi il rapporto con i manager è sempre stato abbastanza intenso, cambiando appunto diverse generazioni. Noi abbiamo sempre cercato di trovare manager della zona. Noi siamo in una zona vicino a Novara Vercelli e il rapporto è sempre stato molto importante e duraturo. Noi abbiamo cercato sempre persone del luogo, perché come famiglia vogliamo che si crei un rapporto familiare serio, intenso e duraturo con i manager. Questo non è semplice, perché ovviamente il bacino d'utenza non è Milano e quindi è difficile trovare persone di un certo livello per certe posizioni. E questo però deriva dal fatto che nel nostro DNA c'è il valore della famiglia e quindi l'impresa familiare, dove tutti si sentono parte dell'azienda. Noi abbiamo dipendenti che sono la terza generazione che lavorano con noi, quindi questo è sintomatico di questa nostra impostazione del rapporto con i manager e con col territorio. Sicuramente nelle imprese, sia familiari che anche non familiari, i manager sono uno degli elementi indispensabili quando comincia a crescere la complessità. L'imprenditore, che molto spesso è anche il fondatore, non riesce più, come dire, a controllare tutto. In quel momento in cui c'è complessità, l'organizzazione è la sua ancora di salvezza e lì entrano i manager, quindi persone esperte, competenti, che hanno anche molta razionalità, che riescono a gestire piccoli pezzi dell'impresa e quindi diventano gli esecutori di quella che è la visione dell'imprenditore, che è comunque, diciamo, il fautore, il grande regista, il direttore d'orchestra, quello che fa la strategia. Una volta che si è spezzettata l'azienda in tanti piccoli pezzi, quindi i manager sono fondamentali, bisogna cercare il sistema per tenerli comunque insieme. Quindi l'imprenditore ha il ruolo strategico, i manager hanno il ruolo esecutivo e devono assolutamente convivere. E di solito questo avviene con una buona governance, che riesce a mettere insieme gli intenti dell'uno e dell'altro. Adesso molti più strumenti che nel passato, negli ultimi 5 anni se ne sono creati di molto importanti, che possono aiutare le aziende a crescere e quindi a finanziare i propri piani di sviluppo. C'è il mercato di mini bond, ci sono più di 20 istituzioni pronte a fare questo, e poi c'è naturalmente il mercato azionario. L'EIM rappresenta una buona porta d'ingresso per le aziende che cercano capitale per lo sviluppo. Questo si collega molto profondamente a un cambiamento di governance. Chiunque entra, e questo è il grande passaggio mentale che deve fare l'imprenditore, o nel capitale, che è più ovvio, ma anche come finanziatore, pensiamo ai mini bond, mette dei paletti nella governance dell'azienda, vuole qualcosa, vuole un sindaco, vuole un posto nel consiglio di amministrazione, vuole comunque dei covenant, cioè vuole limitare l'attività dell'imprenditore, per esempio a prendere debito,
al raggiungimento di certi obiettivi. Quindi è qui il passaggio mentale: non sono più a casa mia e sto facendo tutto da solo, magari finanziandomi soltanto con gli utili della mia azienda, ma apro in qualche maniera questa porta. Debito o capitale oramai è sempre meno importante, quindi accetto il contributo, ma anche dei vincoli esterni, che però d'altra parte mi possono permettere di crescere.